Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Il diritto universale, ripeto, di un minore, e ne siamo convinti noi come Lega, è quello di avere una famiglia. Quindi siamo qui a chiedere a questo governo di promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale della società, nel riconoscimento del ruolo primario che riveste dell'educazione nella crescita dei bambini e dei giovani adolescenti. A non farsi promotore di iniziative volte a diffondere posizioni ideologiche che scardinino i riferimenti valoriali che appartengono da sempre alla tradizione culturale, sociale e religiosa del nostro Paese. A promuovere anche attraverso iniziative legislative misure effettive di contrasto al fenomeno dell'accattonaggio minorile. Ad adottare le iniziative utili al sostegno delle scuole di ogni ordine e grado. A promuovere nuove politiche volte a disincentivare l'abbandono scolastico. A promuovere nelle scuole specifici corsi di alfabetizzazione linguistica al fine di elevare il livello di integrazione dei bambini stranieri. L'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione sfocia, oggigiorno, in un vero e proprio allarme educativo. In Italia 2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali. Negli ultimi anni le violenze sui minori sono cresciute di oltre il 90%. I casi di pedofilia nel nostro paese sono circa 21.000 all'anno e più di 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che possono essere contattati su internet. Nonostante i numerosi provvedimenti adottati in nome dell'interesse superiore dei bambini e degli adolescenti, pur animati dalle più convinte intenzioni di dar vita a un reale sistema di tutela e promozione dei loro diritti, siamo comunque ancora ben lontani da poter affermare di aver creato le condizioni per un'infanzia sana. I bambini, ricordiamolo tutti, hanno diritto ad essere protetti, ad essere trattati come il bene primario della nostra società e per questo è fondamentale ripartire da una riscoperta di valori familiari tradizionali. Ed è anche altrettanto importante contrastare con forza quel pensiero unico laicista che si sta diffondendo, che trova sostegno anche in iniziative legislative a nostro avviso proprio assurde, come ad esempio quelle volte a cancellare dei documenti ufficiali i riferimenti e alla madre al padre per sostituirli con dei surrogati asettici. È inutile continuare a parlare sempre di petizioni, parlare sempre di principi. È ora veramente di prendere mano proprio a una riforma proprio strutturale proprio dei nostri valori, oltre che delle iniziative legislative serie e efficaci, ma che si comincino a fare. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.